Ed ora, mentre la regia inquadra il pubblico della Motorpoint Arena di Sheffield, davvero due impianti bellissimi perché qui si svolgono le gare, ma proprio qui vicino, due minuti usciti dal cancello, c'è la practice rink con due piste del ghiaccio. Questa dà la sensazione di quanto sia importante il pattinaggio sul ghiaccio, di come sia semplice, tra virgolette, per loro poter allenarsi e prepararsi, cosa comunque importante per avere palazzetti e ghiaccio disponibili. Sì, anche se gli inglesi si lamentano perché hanno una grandissima tradizione in questo sport, non certo. Possiamo dimenticare Torvild Dean, non possiamo dimenticare John Curry, Robin Cousins, e ultimamente non hanno avuto questi successi, e quindi so che da anni ormai hanno cercato di impostare un nuovo programma proprio per recuperare delle giovani leve e cercare di riportare il pattinaggio agli allori di cui brillava una volta. Poi avremo modo di parlare soprattutto nella gara della danza di Torvild Dean, perché sono stati la storia del pattinaggio sul ghiaccio, hanno cambiato la danza, mentre adesso noi stiamo vedendo la coppia della Bielorussia, Maria Paliakova e Mikhail Fomichev, che purtroppo già in corsa in un errore proprio all'inizio, la caduta sul triplo top in parallelo, qui il doppio twist. Non va neanche il loop lanciato dopo una lunga attesa, tra l'altro. Per prepararsi ad eseguire l'elemento. Sì, questo è sintomo di una qualità un pochino più bassa. Lo Starlift sale, ruota in un senso, ruota nell'altro senso con la difficult che però non è tirata abbastanza, quindi non so se si verrà data. E la coppia della Bielorussia conclude, possiamo dire, anche un po' a fatica questo programma corto sulle musiche Kashmir di Led Zeppelin. Davvero fatica hanno fatto. Secondo me non neanche abbastanza per poter entrare, qualificarsi, perché troppi errori e forse addirittura potrebbero meritarsi l'ultima posizione, perché hanno avuto due cadute sia nel salto parallelo che nel salto lanciato. Poi abbiamo visto, come hai fatto notare te, Franca, prima, questa attesa prolungata per eseguire gli elementi, che vanno ad identificare una poca capacità, una poca dimestichezza sull'esecuzione di quell'elemento e comunque una poca esperienza. Sì, assolutamente, credo che fosse lampante, visibile proprio la difficoltà, anche la concentrazione per entrare in ogni elemento, disturbava un pochino, insomma. In più abbiamo questo triplo toll caduto all'inizio, probabilmente neanche completamente ruotato, per cui verrà assegnato il triplo toll sotto ruotato, quindi ancora meno valore, vediamolo. Adesso. No, invece potrebbe essere dato buono, secondo me, però staremo a vedere quella che sarà la decisione del pannello finale.
Sì, anche quello che riguarda un po' la ricerca coreografica, sì, quello che sono le transition, quindi tutti i passaggi, gli elementi che vanno, quei passaggi coreografici che legano un po' gli elementi, sono molto ancora da migliorare. Sì, diciamo. Poi è una coppia che viene comunque dal circuito junior, dal circuito dei Grand Prix junior, cioè ancora non ha fatto, diciamo, il salto di qualità necessario, soprattutto dal punto di vista anche dei components, cioè è una coppia giovane. A differenza delle coppie francesi che abbiamo visto prima, fantastiche, cioè era proprio diverso l'approccio, il modo di presentarsi, la qualità di pattinaggio, della pattinata, insomma anche la presenza. Adesso andremo a vedere quale sarà il punteggio che verrà dato per questa coppia e ad attendere ci sono gli svizzeri, sì, ovviamente, sì, hanno 41, sì, e 48 ed è veramente tutta una corsa l'uno sull'altro, ovviamente. Sì, la peggiore performance, sì, che abbiamo visto, visto fino ad ora, penso. Assolutamente. Guarda, bassissimo davvero, 28-33, vanno in ultima posizione, hanno avuto 4 punti di detrazione con 17-25 technical elements, 15-08 per i program components, ma sono stati ovviamente giudicati bassissimi anche in quello che riguarda tutti i components.